stiamo sbloccando 4 milioni di euro per quanto riguarda il polo tecnologico, che verranno destinate per la manutenzione immediata, quella più a rischio, delle strutture scolastiche, quindi per avere, diciamo, le certificazioni di agibilità di tutte le strutture scolastiche provinciali. Io credo che sia già un risultato positivo, perché rimettiamo quantomeno, diciamo, in carreggiata le nostre strutture in terra di lavoro. Lo avevo annunciato in via elettorale, comunque già alla prima conferenza stampa, questa notizia scolastica, questione strutture scolastiche in provincia di Caserta, per me diventa la priorità assoluta da affrontare, da risolvere. C'è anche un diretto collegamento con la regione Campania, riscontro diciamo la volontà da parte del governo regionale di aiutare la provincia di Caserta, e quindi sono fiducioso per i prossimi mesi. Se ci sono domande, bene, altrimenti mi libero e ci liberiamo nel più breve tempo possibile. Per quanto riguarda le altre strutture che sono ancora, che hanno ancora problematiche, quali? Tipo il Buonarroti, come formiamo? Buonarroti, io ho incontrato i ragazzi e prima un gruppo di insegnanti, di genitori, poi gli insegnanti, gli operatori scolastici e i ragazzi Giordani, e abbiamo fatto il punto della situazione. In modo particolare abbiamo oggi incontrato il comandante dell'aeronautica per verificare concretamente la disponibilità di aule all'interno della reggia. Abbiamo anche la disponibilità, ma anche in questo caso dobbiamo verificare la concretezza della disponibilità da parte del sindaco di San Nicola per un intero piano della scuola media che insiste a San Nicola la strada. Ho incontrato personalmente la ditta, cosa che non faccio mai, neanche, non l'ho mai fatta neanche quando ero sindaco, nel momento in cui svolgo la funzione di sindaco, ho mai incontrato ditte, ho incontrato la ditta che è deputata allo svolgimento dei lavori. Ho chiesto di completare gli stessi ancora prima del 31 gennaio. C'è questo impegno, però è un modo per spostarla, ma soprattutto per rispettare il termine del 31 gennaio. Di questa questione ne ho parlato anche con il Procuratore della Repubblica, che ho incontrato lunedì. C'è la disponibilità della Procura ad essere più celere possibile nel momento in cui chiederemo i dissequestri per iniziare i lavori e il dissequestro finale nel caso in cui dovessimo completare i lavori. Quindi siamo anche lì sul pezzo, stiamo cercando di risolvere sia l'emergenza, diciamo i disagi del momento, da qui al 31 gennaio, e sia di risolvere definitivamente la problematica con Buonarroti. Che tempi pensi? Quale dei due problemi? Cioè, quelli là questi qua, io penso che la settimana prossima avremo un quadro chiaro della situazione. Quindi, immaginiamo di risolverlo senza di sistemare le classi. La prima problematica è legata al fatto che i ragazzi non riescono a seguire tutte le 32 ore di lezione, e attualmente ne stanno facendo soltanto 20. Okay? Quindi noi stiamo lavorando per fare in modo che loro possano a loro possa essere garantito il diritto allo studio interamente, cioè per tutte le 32 ore. E lo stiamo, come detto, cercando di risolvere attraverso le disponibilità del Comune di San Nicola la Strada e il comandante dell'aeronautica, che dovranno ad ore e a giorni dare risposte definitive. Per quanto riguarda il problema, quello là più importante, cioè quello di fare in modo che entro il 31 gennaio venga consegnata la scuola, ripeto, ho incontrato la ditta e la ditta ha preso l'impegno di riconsegnare. È fondamentale questa cosa, l'ho spiegata alla ditta, perché altrimenti
la scuola rischia di non avere nuove iscrizioni, quindi di andare al di sotto delle 600 iscrizioni, quindi di rischiare di essere accorpate, al di là della questione della dirigenza, la questione proprio di servizio alla città. Ma la domanda, ma i soldi arrivano dalla regione? Chi è che finanzia? Questi qua, sì. No, questi qua erano già stati stanziati, sì, sì, sì. E quindi l'impegno è soltanto quello di accelerare le sempre dalla regione, perché non sono stanziati. No, no, sono fondi della provincia, questi qua. Fondi della provincia. Sì. Come stanno le altre scuole? Tu hai parlato della problematica del calore, no? Cioè, sì. Assicurate l'anno scolastico dal punto di vista quindi del calore, del riscaldamento. Ci potrebbero essere altre problematiche, com'è la situazione mediamente dei plessi scolastici? E soprattutto i nomi che furono tra virgolette nominati, no? All'epoca. Ci sono degli istituti, istituti che sono delle vere e proprie eccellenze, sono veramente all'avanguardia. Ci sono altri istituti che sono stati dimenticati nel tempo e quindi oggi pagano una. La disattenzione della politica, pagano la disattenzione della politica di tanti anni.